Teatro Giovane Sì a Tempo di Rock. Per il secondo anno consecutivo la Regione Toscana ha promosso la campagna di informazione Gli strumenti per il tuo talento, incentrata sulle opportunità messe a disposizione dei giovani dal Fondo Sociale Europeo e da Giovane Sì, il progetto per l'autonomia dei giovani toscani. Nelle immagini vedete la distribuzione di cartoline informative durante un concerto dei Negrita al Festival delle Rocce di Gavorrano, ambientato in una ex cava situata in un geoparco di rilevanza nazionale. Uno dei 23 appuntamenti musicali che da luglio a dicembre ospitano la campagna. Penso che sia il miglior modo per poter espandere questa iniziativa, perché comunque di gente ce n'è, giovani altrettanti, e può essere un bel modo di farsi conoscere, ecco, di farsi avanti. Conosci già il progetto Giovani Sì della Regione Toscana? Sì, conosco già il progetto, ho avuto modo di parlarne con i miei amici o colleghi dell'università, oppure cercando su internet personalmente sono imbattuta spesso in questo progetto. Penso che sia una cosa giusta anche per far entrare i giovani nel mondo del lavoro. È importante per lo studio, per lo sviluppo della persona. Beh, è una bella iniziativa, soprattutto perché comunque l'Italia non è un panorama che non offre molte opportunità, invece qualche progetto utile potrebbe far comodo. Prima di ogni concerto viene proiettato anche un video per diffondere lo stesso messaggio delle cartoline, ovvero che il talento è un potenziale che ognuno possiede e ha il dovere di utilizzare, proprio ricorrendo al progetto Giovani Sì per orientarsi ed avvicinarsi al mondo del lavoro, seguire corsi di formazione, perfezionare gli studi, accedere al servizio civile, ai tirocini e alle proposte per giovani professionisti. Cosa pensano gli organizzatori del festival del binomio Musica Informazione per i Giovani? Il progetto Giovani Sì della Regione Toscana è indubbiamente una opportunità importante per poter informare i giovani delle possibilità che hanno per formarsi e per trovare lavoro. Indubbiamente andare a trovare i ragazzi è sempre più difficile, specialmente nel mondo come oggi dei social, è più difficile, sono più sfuggenti, e quindi un'iniziativa di questo genere è indubbiamente da applaudire, perché effettivamente è Maometto che va alla montagna, e quindi qui possiamo vedere tantissimi giovani che probabilmente potranno comunque cogliere almeno l'informazione di questo importantissimo progetto. Nel prossimo autunno la campagna affiancherà i concerti della 30ª edizione del Rock Contest, il talent scouting nazionale per le band giovanili emergenti. Oh, addio, paranoia, stiamo andando in Messico.